Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo un utilizzo alternativo del pirografo. Normalmente la pirografia è su legno, si utilizza il legno con il pirografo, ma in questo caso utilizziamo il pirografo per altre tecniche creative. Vedete una bottiglia di plastica trasparente e possiamo fare una scritta. Facciamo tanti forellini di una scritta che vogliamo poi andare a riempire. Prima abbiamo fatto i vari forellini, si poteva usare un pennarello sotto per indicare la scritta e si fanno tanti piccoli fori. A questo punto, utilizzando un ago e del filo, andiamo a riempire la scritta. Quindi stiamo vedendo un utilizzo alternativo del pirografo. Il pirografo è servito per fare dei fori nella plastica. Abbiamo proprio il caldo, va a forare in modo omogeneo, in modo preciso. E adesso andiamo a riempire con del filo. Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video.